Nella notte tra sabato 29 ottobre e domenica 30 passeremo di nuovo dall'ora legale all'ora solare. Dormiremo un'ora in più, ma butteremo circa 2,7 miliardi di euro in energia elettrica. Già, perché è questa la conseguenza per chi dovrà lavorare ad esempio alle 17 del pomeriggio d'inverno, quando c'è bisogno della luce elettrica. Se invece iniziassimo un'ora prima e staccassimo un'ora prima, quando ancora c'è la luce, le nostre aziende risparmierebbero in corrente e risparmierebbe tutto il paese. Risultato: non dovremmo più far fronte probabilmente alle misure d'emergenza. La legge. L'idea di mantenere l'ora legale per tutto l'anno non è nuova, esiste da molto tempo, ma ora la richiesta, che proviene da più fronti, appare più che giustificata. Ci farebbe risparmiare circa 3 miliardi di euro nel 2023 sui consumi dell'elettricità. 3 miliardi, amici! Mica parliamo di bruscolini! A confermarlo è stata una ricerca del centro studi di Conflavoro PMI. Se evitassimo di tirare indietro le lancette di 60 minuti, potremmo ammortizzare almeno in parte il caro energia che sta mettendo in difficoltà molte imprese del nostro paese. Del resto, pochi mesi fa, anche la Società Italiana di Medicina Ambientale aveva chiesto ufficialmente al governo Draghi di istituire l'ora legale tutto l'anno, abbandonando l'ormai consueto passaggio ora legale, ora solare. Vi ricordo che in Italia l'ora legale è stata introdotta nel maggio 1916, anche in passato però ci sono state delle interruzioni a questo turnover, interruzioni tra il 1921 e il 39 e poi tra il 1948 e il 65. Cosa vuol dire effettivamente spostare in avanti di un'ora le lancette dell'orologio? Significa sfruttare al massimo il bagliore naturale e ritardare l'utilizzo della luce artificiale nei periodi in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento. A confermare il fatto che evitando l'ora solare potremmo risparmiare tutti, basti pensare che nei 7 mesi del 2022 in cui è stata in vigore l'ora legale, prima dell'impennata dei prezzi, ci sono stati 420 milioni di kilowattora di energia elettrica risparmiati, l'equivalente al fabbisogno medio annuo di circa 150.000 famiglie. Senza contare poi le 200.000 tonnellate di CO2 non immesse nell'atmosfera. Per capire meglio la portata di una decisione del genere, facciamo un esempio pratico per come è stato suggerito dallo stesso presidente di Conflavoro PMI, Roberto Capobianco, sulle pagine del Corriere della Sera. A Roma, quando l'ora solare è in vigore, il 21 dicembre, il giorno più corto dell'anno, il sole tramonta alle 16.42. Con quella legale, spiega Capobianco, diventerebbero le 17.42. È vero che l'alba dello stesso giorno verrebbe spostata alle 8.34 anziché alle 7.34, ma il risparmio di consumi e luce elettrica sarebbe comunque maggiore, visto che alle 5 di pomeriggio la gran parte delle attività lavorative è ancora in pieno svolgimento e quindi ha bisogno di accendere la luce. Abbozziamo un calcolo. Ipotizziamo che nel periodo in cui vige l'ora solare si applichi l'ora legale, quindi 30 ottobre, 26 marzo, per un totale di 147 giorni. Ebbene, secondo Conflavoro, si acquisterebbe un'ora di luce naturale al giorno in più, per un totale di 147 ore. Considerati gli attuali prezzi, ciò determinerebbe nel nostro paese risparmi sui consumi di energia ipotizzabili in 2,7 miliardi di euro solo per il 2023. Mantenere l'ora legale potrebbe quindi probabilmente contribuire a scongiurare tutte quelle misure pratiche di emergenza, come la riduzione degli orari di lavoro, lo spegnimento anticipato e l'accensione posticipata dell'illuminazione e, nei casi peggiori, gli eventuali distacchi che le imprese potrebbero trovarsi costrette ad attuare per tamponare la criticità della situazione. E tralasciando i numeri relativi al risparmio energetico, i benefici di avere l'ora legale tutto l'anno interesserebbero anche il benessere e la salute delle persone. In breve, nessuna alterazione del ritmo circadiano e più sonno per tutti. Ed allora, cosa aspetta il governo ad accogliere questa decisione? Perché non si fa una bella legge in proposito? Cingolani non la vede allo stesso modo, almeno per quanto riguarda i consumi. Citando alcuni studi realizzati sul cambio di orario, il ministro ha spiegato che con l'ora legale permanente non sembra esserci un particolare vantaggio da un punto di vista energetico, perché quell'ora che si guadagna la sera molto probabilmente la si perde la mattina dal momento che ci si sveglia col buio, quindi alla fine il vantaggio medio non è altissimo. In più, ha aggiunto il ministro, se non ci si muove un'anima
ultimamente ci sono dei problemi non da poco sul fatto che cambiano gli orari al confine dei vari stati. Insomma, l'Unione Europea dovrebbe muoversi compatta, ma finora non l'ha fatto. Cingolani comunque non crede che un provvedimento di questo tipo possa fare miracoli. Comunque, per una decisione del genere potrebbero non esserci neanche i tempi tecnici. Il Parlamento si è appena insediato e il governo deve essere ancora nominato, mentre quello uscente può decidere solo per gli affari correnti, non anche una misura così drastica. Nulla esclude però che potrebbe intervenire una legge in un momento successivo, ossia dopo il 30 ottobre, anche se ci appare improbabile. Non sarà certo una legge retroattiva perché non si può stravolgere l'ordine del tempo, ma staremo a vedere, quella sarà la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.